Mi chiedevo oggi, ma come può Conte essere un leader? Uno dice sì, il leader è uno che ha un partito e che ha la guida di quel partito, entrando in quel partito viene eletto e in un congresso poi ha un numero di voti per cui viene eletto leader, segretario. È capitato e capita, non è capitato recentemente, se non in modo formale e quindi finto, nel caso del PD quando si è rimesso Zingaretti, si sono fatte delle specie di votazioni ed è uscito Letta. Letta si è iscritto al PD da ragazzo, immagino, è ancora relativamente giovane, e oggi è eletto segretario. Ma cosa c'entra Conte con i Grillini? I Grillini li ha fondati Grillo, i suoi li conosciamo. Più o meno intelligenti, più o meno inutili. Si sono fatti riconoscere Di Maio per il suo conformismo democristiano, la sua abilità, e Di Battista per la sua aria così rivoltosa. E quindi, dovendosene andare, divertendosi, rinunciando, sparendo, annichilendosi nella figura del figlio, Grillo, occorre che ci sia un successore. Ma il successore dovrebbe nascere da delle elezioni, dagli eletti, i senatori, i deputati, gli elettori, che indicano qualche possibile candidato, come per le primarie che si fanno talvolta per andare alle elezioni, esce quello che ha più voti, ma che sia dentro quel partito. Invece c'è uno che è fuori del partito, viene chiamato per fare il premier, ottiene consenso, perché fare il premier comunque, soprattutto nell'emergenza che abbiamo passato, a qualcuno può sembrare un modo di dare delle risposte, che certamente a suo modo anche Conte ha dato, quindi ha ottenuto un consenso medio-alto. Dopodiché non è che lui, che non è il leader di 5 Stelle, viene eletto da qualcuno. No, non è lui che esce dal partito, è il partito che entra in lui. Cioè, capita un processo bizzarro. Letta e chiunque esce da un partito, lui invece è fuori dal partito e il partito va da lui. È un caso impressionante. Cioè, c'è uno che si chiama Conte, che non ha niente a che fare, lo si vede da come si veste, da come parla, da come naturalmente per opportunismo si dichiara vicino, amico, però è di un'altra natura, di un'altra estrazione e il partito va a lui, non lui al partito. È impressionante. Il partito si nomina continuo, continuo. Naturalmente con quella investitura lui dialoga con Letta, dialoga con i rappresentanti di quei frammenti di sinistra italiana che stanno oltre il PD. Ma quello che colpisce in questa singolare posizione è che non è neanche che lui non sia stato eletto, no, è stato nominato direttamente dal capo. Grillo, il padre di Ciro, quello che ha educato suo figlio a essere un bravo stupratore, quindi un grande educatore, un formidabile politico per gli italiani, uno il cui esempio è stato utilissimo per il figlio, ed è questo che io gli rimprovero, aver educato male suo figlio, come si potrà fare con gli italiani che hanno educato suo figlio in quel modo, con quell'arroganza e quella violenza, 3-1, tre uomini contro una donna. Se anche non avessero fatto nulla di male, l'hanno sicuramente fatta, erano comunque 3-1. E questo dà il senso della prepotenza tipica di Grillo, il quale però ormai si è infastidito, si è incazzato con il mondo, ha rinunciato al partito, se n'è andato, però prima di andarsene, anzi quando era già in piena crisi per il figlio, ci ha regalato Conte. Cioè Conte non è l'espressione di un partito, è l'espressione di Grillo che non c'è più. Uno se ne va come se Zingaretti nominasse sua figlia, o suo figlio, o suo nipote. Se uno se ne va, dice, aspetta che ti lascio il primo che ho vicino. Quindi Grillo se ne va e dice tenetevi Conte, l'ho scelto io, e gli altri lo accettano. Ma come può essere leader di un partito uno che il partito non ha scelto? È chiaro che qualcosa capiterà. Conte va bene per prendere il caffè in un salotto, va bene per conversare con professori e parlare con gli studenti con un'aria affabile, va bene per un party, non va bene per un partito. È un rappresentante di un party, party, party e incontro fra vecchie signore, non di un partito. I giovani grillini lo mandino a fare in culo.